Siamo lodati Gesù e Maria. Sì. Fratelli e sorelle carissimi, oggi celebriamo la Domenica del Buon Pastore ed è anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni della quarta domenica di Pasqua. Abbiamo ascoltato nel Vangelo Gesù autodefinirsi oltre che pastore anche la porta attraverso cui le pecore entrano nel sacro e santo vino, sapete, immagine della Santa Chiesa, e abbiamo sentito da San Pietro Apostolo dare un ritratto vivo stupendo di chi è Gesù, come è il pastore, quale è il suo stile. Lo rileggo, vi invito ad ascoltarle con calma queste parole e a lasciarvi proprio io per primo pervadere dalla loro bellezza, dalla loro forza e anche dalla loro, diciamo, impegnatività. San Pietro ha detto queste parole: Cristo patì per voi, ha sofferto, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato, lui no, noi sì, e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggio, soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul legno della croce, dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco il pastore. Ed ecco anche il modello per le pecore, perché voi capite, il pastore e le pecore sono delle immagini che sono tratte dalla vita comune, ma in realtà il gregge di Gesù è fatto da uomini, la Chiesa siamo noi. Lui è il pastore, è la porta delle pecore, cioè colui che ti agevola l'ingresso attraverso il suo esempio, attraverso la sua parola nel gregge di cui egli stesso è pastore, e ne è anche l'esempio. Cristo patì per voi lasciando un esempio, e dinanzi a quell'esempio siamo tutti discepoli e scolari, anche coloro, e qui entriamo nel merito di ciò con cui oggi vorrei riflettere con voi, che rappresentano in terra il buon pastore del cielo. Voi sapete che Gesù adesso si trova, con le sue membra fisiche, in cielo, seduto alla destra del Padre, ed ha lasciato sulla terra coloro che lo rappresentano, che sono i pastori della Chiesa. Attenzione però, questi pastori della Chiesa sono l'immagine del buon pastore che è Gesù e quelli che hanno il compito di renderlo presente sulla terra. Ma secondo voi c'è qualche differenza tra noi poveri pastori umani e lui? Non dobbiamo pensare che quando uno si mette una tonaca addosso, d'accordo? Ve lo dico io perché ce l'ho, anche se non una di basso livello, insomma, la parte più bassa della gerarchia. Cioè, se tu c'hai una tonaca nera, una tonaca viola se sei vescovo, una tonaca rossa se sei cardinale, una tonaca bianca che se sei papa, non è che ti metti questa tonaca addosso e hai finito di essere uomo. Diventi Cristo in persona, perfetto, impeccabile, infallibile, tutto quello che dice quello tu lo fai. È così secondo voi? Oggi dopo la Santa Messa celebreremo un battesimo, no? Tutti voi che siete qui dentro siete battezzati. Voi sapete cosa significa essere battezzati? Essere battezzati significa tolto il peccato originale, quel bambino tra poco viene rivestito della grazia di Cristo. Cioè, noi quando entriamo in chiesa, ricordiamolo sempre, ci si affaccia prima da quella parte dove c'è Gesù nel tabernacolo e si fa la genuflessione, cioè si mette in ginocchio davanti a Gesù, anche durante la consacrazione, perché Gesù non è vinco bambino, ma Dio. Ma voi sapete che davanti a un bambino battezzato ci si dovrebbe mettere in ginocchio quasi come davanti all'Eucaristia, perché è completamente ripieno della grazia santificante. La Santissima Trinità abita là dentro, capite? Faccio una domanda a tutti voi: siete stati tutti quanti battezzati voi? Siete tutti santi? Ci siete tutti santi? E come mai? E non funziona il battesimo? Perché è successo? Allora che ci battezziamo a fare? Non voglio fare l'avvocato del diavolo, no? Però che cosa voglio dire con questo? I pastori umani
hanno un compito altissimo da parte di Gesù e lo rappresentano, hanno dei poteri che non sono propri. Io non ho il potere di rimettere i peccati a nessuno, capite? Perché io non sono Dio, ma nostro Signore Gesù Cristo mi ha dato attraverso il sacramento dell'ordine il suo potere di rimettere i peccati. Per cui se venite a confessarvi, io prima dico nostro Signore Gesù Cristo ti assolva, ma dopo ti dico e io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, capite? Ma secondo voi sono io che ti rimetto i peccati? Io ho il potere di rimettere i peccati a nessun umano. Il peccato offende Dio, ma non offende Don Leonardo, né Don Leonardo come prete, né Leonardo come uomo, capite? Quindi io non posso, io posso rimettere il peccato rivolto contro di me, qualcuno di voi va da quel paese e io dico bene, ti perdono, quello lo posso rimettere, l'ho fatto contro di me, ma non posso rimettere una cosa che offende Dio. Tra poco io consacro, giusto? Cosa dico durante la consacrazione? Questo è il corpo di Gesù? Dico così? Stare attenti quando consacro, adesso che parlo ad alta voce. Dico questo è il corpo di Gesù o dico questo è il mio corpo? Ma sull'altare che si offre per causa del sacrificio il corpo di Don Leonardo viene versato il suo sangue, il mio o quello di Gesù? O Gesù no? Però io parlo in prima persona, perché? Perché il pastore rappresenta il pastore umano, quello divino, e ha alcuni suoi poteri limitati. Quindi quando sto consacrando non sono più io, ma è Gesù che parla attraverso di me, ma in momenti molto limitati, in tutto il resto della mia vita è Gesù mi aiuta, ma bisogna vedere se e quanto io mi faccio aiutare. Che cosa voglio dire con questo? Oggi è la giornata anzitutto di preghiera delle vocazioni, perché noi abbiamo bisogno di pastori visibili. Perché? Perché servono pastori visibili? Perché tu che ne sai cosa pensa realmente Gesù? Siamo tutti quanti convinti di sapere cosa pensa. Oggi tutti sono tutti quanti teologi, dottori, maestri, santi, se ne sentono tutti colori. Ma siamo tanto sicuri che noi abbiamo capito bene cosa dice Gesù? Cioè, se uno venisse da voi e vi dicesse, senti un po', fammi un po' in 5 minuti la sintesi del Vangelo, diciamoci la verità, siamo capaci a farlo? Ci vuole qualcuno che ci aiuti? Ecco perché sono necessari i pastori visibili, d'accordo? Altrimenti Gesù non li avrebbe istituiti. Diciamo a confessare dal nostro Signore Gesù Cristo. Sicuro? E tu sei sicuro che sei in grado di riconoscere tutti i peccati che commetti? Non c'è bisogno di qualcuno che ti dia una mano? Sei sicuro che sei realmente pentito dei peccati che hai commesso e non c'è bisogno di qualcuno che ci faccia pensare, ci guarda figlio mio, ma hai capito che questa è una cosa grave? Sei disposto a non farlo più per avere il perdono di Dio? E sei sicuro che sei perdonato dai tuoi peccati? Chi te l'ha detto che Dio ti ha assolto se ti confessassi con lui? Chi te l'ha detto? Qualcuno c'è più diretto col Padre Eterno, c'è il numero del telefono, che me lo desse pure a me, mi piacerebbe tanto sentirlo, che gli dice, senti Francesco, io ti assolvo. Non credo, no? Chi te la dà la salvezza? Il ministro della Chiesa. Allora dobbiamo tutto pregare perché il Signore ci dona. E una volta che ce li ha donati, che dobbiamo fare? Continuare a pregare il Signore per loro, perché siano ministri all'altezza della loro missione. Perché, ripeto, indossando un abito, non cessano di essere esseri umani. E anche un prete, lo dico, vive in questa società, in questo mondo. Non vive, come dire, sulla luna. Questo mondo secondo voi è così bello oggi o è un po' corrotto? È tanto bello? È fantastico, non c'è nessun problema, tranquilli, d'accordo? Non credo. E voi pensate che un ministro possa essere completamente immune da queste cose? Lui che vive in mezzo alle persone, ascolta le confessioni, parla con la gente, va in giro, ci vive in mezzo, no? Pensate che sia facile camminare in mezzo al fango senza sporcarsi le vesti? Non lo è, lo dico io. Allora, che cosa si fa generalmente? Voi no, perché siete bravi, ma sicuro che in giro. Allora, cambia il parroco, adesso questo chi è? Chiacchiere, guarda, si vanno a informare, chiamano le cose, che è successo, si comincia a chiacchierare. Poi arriva e si comincia a chiacchierare su come è, e poi se va bene o non va bene, mi sta sbagliando, mi sta prima destra e sinistra. La stessa cosa accade quando cambia un vescovo, la stessa cosa, identica, cominciano i preti, ma questo chi è, chi non è, andiamo a sentire che farà, quando cambia il papa, questo com'è, è conservatore, è progressista, è bravo, è cattivo, è simpatico, antipatico.
Secondo voi, queste chiacchiere, gli piacciono a nostro Signore? Lo dico io, no, perché un pastore è un pastore, niente di più che un pastore, è un parroco, se è parroco, e quindi è responsabile della porzione di chiesa che il vescovo gli amministra in collaborazione con lui, punto e basta. È vescovo, se è vescovo. Vi ricordo anche oggi pregate per Don Gianni, che ieri è entrato nella diocesi di San Severo, e essere vescovo di oggi, vi assicuro che è una grossa croce. Allora, ad oggi poi Don Gianni è responsabile davanti a Dio di tutto quello che accade nella diocesi di San Severo. Chi ce l'ha preso più grosso? Ce l'ha Pancia, che è responsabile di quello che accade tutta la Chiesa, tutto il mondo, di oltre un miliardo di cattolici. Capito? Pensate che sia semplice assumersi tutto questo carico sulle spalle? Lo dico io. No, e io ho l'esperienza fino adesso di piccole parrocchie, comunità di Borgo San Michele, questa è molto. Non lo è. Pensate che un pastore non commetta mai nessuno sbaglio, nessun errore, non si possa sbagliare, valutare una situazione, prendere una decisione? No, può succedere. Ora però c'è la domanda delle domande. Noi giudichiamo i pastori, ci metto pure io perché sono solidale con voi, se giudico quelli più grandi di me, non pure i miei confratelli. Ma chi sono io per giudicare un pastore? Che ne sono? Guardate, ieri il pastore dei pastori, che è sulla terra, che è il Papa, ha incontrato 7.000 giovanotti. Sapete cosa ha detto, tra le altre cose? Ciò a venire sotto gli occhi, quindi cito tra virgolette. Ha parlato del terrorismo delle chiacchiere, che può uccidere, chiacchierare, togliere la buona fama alle persone. Io lo so qualcosa, sicuro. Capito? Quando tu chiacchieri male, sparli, tu togli la buona fama alle persone. Se lo fai su un pastore, io non lo dico per me, capite? Perché non sto parlando per me, ma sto parlando in generale. Tu prova a spennare un pastore, poi vedrai dall'altra parte, quando vai davanti a Gesù Cristo, quello che ti racconta. Te fa colpa. Perché i pastori suoi, il nostro Signore, li giudica lui. Non vuole che siano soggetti a queste cose, così come ogni singola persona, perché Gesù non ha detto di non giudicare solo i pastori. Ha detto, non giudicate nessuno, mai. Le chiacchiere non si devono fare, né sui pastori, né sui pecore, mai, per nessun motivo. Chi sei? Capito? Vi ricordate quando Gesù beccò l'adultera in flagranza di reato? Non era una santa, quella aveva tradito il marito, stava a letto insieme con un'altra e tutti stavano di fronte. Allora che vogliamo fare? Questa è la peccatrice. Nella legge c'è scritto che bisogna latitare, che vogliamo fare? Che ha risposto Gesù? Sì, sì, è una grande peccatrice, è adulta. Bene, se qualcuno sta senza peccato, cominci. Che hanno fatto? Se ne sono andati tutti quanti. Allora, noi non possiamo comportarci. Un'altra bella cosa che ha detto il Papa, ieri, è l'aggettivazione, dice. Bisogna smetterla con l'aggettivazione, adesso vi spiego che significa, è il messaggio per i giovani, ma anche per gli adulti, con l'invito a leggere, vi invito anche voi, la lettera dell'Apostolo Giacomo. L'Apostolo San Giacomo c'ha due capitoli dove parla del male che può fare questo muscolo, la lingua, e dice che se qualcuno pensa di essere credente ma non impara a dominare la lingua, tutta la sua fede non serve a niente, perché fa un tale e tale devastazione, peggio della nube tossica che è uscita 2 giorni fa dalla fabbrica di Pomezia, molto peggio con la lingua velenata. Sempre virgoletto, quegli aggettivi che io non posso dire, ma credo che tutti voi li conoscete bene, insultare, iniziare la litania della parolaccia, vuol dire fare una ferita ancora dell'altro. Le parolacce, non si dicono le parolacce, non si epitetano le persone con gli aggettivi. Adesso non li posso ripetere manco io, quello è un, quello è un altro, quella è una, questo è un, oh, non si fa. Tutto questo è quello che ha fatto Gesù, è il modello che ci dà lui come buon pastore per i pastori e per le pecorelle. No, vedi qualcuno che fa qualcosa che non va, è vero, non va, ma che serve lì? Hai visto quello che ha fatto? Hai visto quello che ha fatto? Questo è un cretino, questo è scappato, questo è quell'altro. Sai che fai una bella Ave Maria, quello dice, Signore mio, l'ha fatta grossa, faglielo capire. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo
Museo di Gesù, più la seconda parte, per lui, basta. Quanto andrebbe meglio il mondo, i preti sarebbero tutti molto più santi, i vescovi pure, i papi pure, i fedeli pure, e starebbero tutti molto meglio, e saremmo un carico molto inferiore di peccati da andare a confessare, perché i peccati di lingua dobbiamo fare attenzione, perché fanno male bestiale, ecco, e distruggono la cosa principale che deve vincere tra pastore e pecore, che è la carità. Amatevi gli uni gli altri come io amo. Siamo la donna di Gesù e Maria.